Coprifuoco codice giallo. A partire da questo momento, coloro che verranno trovati privi di autorizzazione saranno arrestati. Garantiamo la vostra incolumità. Ah! Mi scusi tanto, signorina. Mi scusi, lei non andiamo l'avevo di vista. Corsa, eh? Stavo solo... Per coprifuoco, lo sa? È per mio zio, è molto malato. Ah, zio malato, vero? Che ne dici, Willy? È una gran palla, ecco cosa dico. Ho sicuramente sbagliato, non dovevo uscire dopo il coprifuoco, lo so. Beh, però magari potresti curare noi due prima di tornare dallo zietto. Se il mio amico è un po' malato, Willy? Molto malato, un brutto caso di pallite turgida. La vuoi sentire? Non toccatemi! Oh, guarda, Willy, la gattina agli artigli. Ci ha minacciato! È vero, è proprio vero. Lo sai che significa, giusto? Significa che noi giudichiamo la faccenda a nostra discrezione. E tu dovrai ingoiare. Oddio, no, siete castigatori. Comincia ad afferrare. Oh, no, vi prego, non lo sapevo, mi dispiace. Non ti vedo ancora addolorata, ma lo sarai. All'alba sono sarai la passera più addolorata di tutta Londra. Sarai certamente la più dolorante. Oddio, no! Vi prego, non lo fate! Vado a casa, non lo farò mai più, lo giuro, vi prego! Credite, ragazzi, se non assaggia il bastone, viene subviziata. Aiuto! Le mille indegnità della natura scivolano su di lui. Che diavolo è? Vattene, sparisci! Disdegnando la fortuna e brandendo il ferro sanguinante di fumosa strage. Siamo castigatori, bello. Spesso da biasimare in questo, è ben provato che con un'aria devota e un'azione pia inzuccheriamo lo stesso diavolo. Ma che vuol dire? Prendi il bastone. Posso assicurarti che non intendo farti del male. Chi sei? Chi? Chi è soltanto la forma conseguente alla funzione. Ma ciò che sono è un uomo in maschera. Ah, questo lo vedo. Certo, non metto in dubbio le tue capacità di osservazione. Sto semplicemente sottolineando il paradosso costituito dal chiedere a un uomo mascherato chi egli sia. Giusto. Ma in questa notte estremamente fausta, permettimi dunque, in luogo del più consueto nomignolo, di accennare al carattere di questa dramatis persona. Voilà! Alla vista un umile veterano del vaudeville, chiamato a fare le veci sia della vittima che del violento, dalle vicissitudini del fato. Questo viso non è vacuo vessillo di vanità, ma semplice vestigio della vox populi, ora vuota, ora vana. Tuttavia questa visita alla vessazione passata acquista vigore ed è votata alla vittoria sui vampiri virulenti che aprono al vizio, garanti della violazione vessatrice e vorace della volontà. L'unico verdetto è vendicarsi, vendetta. E diventa un voto non mai vano, poiché il suo valore e la sua veridicità vendicheranno un giorno coloro che sono vigili e virtuosi. In verità questa vicissuase verbale vira verso il verboso, quindi permettimi di aggiungere che è un grande onore per me conoscerti e che puoi chiamarmi V. Per caso sei, non so, un pazzo? Sono certo che qualcuno lo dirà, ma con chi, se posso chiedere, sto parlando? Mi chiamo Ivy. Ivy? Ivy. Ma era ovvio. Che vuol dire? Vuol dire che io come Dio non gioco ai dadi e non credo nelle coincidenze. Ti hanno fatto del male? No, sto bene. Grazie a te. Oh, ho solamente fatto la mia parte. Ma dimmi, ti piace la musica, Ivy? Penso di sì. Vedi, io sono musicista, se così si può dire. Sto per dare uno spettacolo quanto mai speciale. Che genere di musicista? Gli strumenti a percussione sono la mia specialità, ma stasera inviterò tutta l'orchestra per questo evento particolare e sarei onorato se tu volessi accompagnarmi. Ah, no, non credo. È meglio che torni a casa. Ti prometto che sarà uno spettacolo mai visto prima e che dopo tornerai a casa sana e salva. Va bene.